Allora, Giuseppe Anatrelli sinceramente posso dire meno, perché boh, poi mio padre non si portava il lavoro a casa, quindi anche a casa non è che parlasse più di tanto dei film che faceva, del suo lavoro. Plinio è una persona meravigliosa, affettuosissima, anche affettuosissima con me, ogni tanto ci whatsappiamo, ci mandiamo dei messaggetti. Plinio inizialmente è stato scelto e cercavano una bambina molto brutta. E non avevano trovato questa bambina così brutta, insomma, alla fine la scelta è caduta su Plinio, che era molto giovane, meno di 30 anni, e faceva il ragioniere. E quando l'hanno scelto, lui all'inizio era entusiasta di poter lavorare su un film come attore, poi quando ha capito che doveva fare la parte femminile, è rimasto un po' di gesso. Tant'è che ha detto, dico, ma io non, ma a me piacciono le donne, perché devo fare questa parte? Suo padre poi l'ha convinto, ha detto tu reciti una parte, fai l'attore, quindi non guardare a questo, lanciati e vai. E così, insomma, Plinio ha fatto praticamente tutti i film, gli ultimi due non l'ha potuti fare per un problema pensionistico, perché poi doveva andare in pensione, se avesse fatto, guadagnato i soldi su un film, la pensione, insomma, diminuiva o qualcosa del genere. Però insomma è sempre stato molto carino e affettuoso. Ma Beh, scusa, io posso allora essere una domanda all'inizio c'era Liubo curiosa? Sisio che ha fatto i primi due, poi ha voluto lasciare, perché lei ha voluto lasciare, è una grande attrice, tra l'altro lei faceva il teatro classico, il teatro greco. Questo mi è stato raccontato che durante una rappresentazione, forse in Sicilia, in questi teatri storici, a un certo punto dal fondo della sala o dal fondo del parterre qualcuno le abbia urlato Pina e lei lì si è irrigidita, quindi lei ha mollato perché uno non voleva essere identificata con quel personaggio, due diceva io sono un'attrice drammatica di classici greci antichi, non voglio fare sempre la parte della comica. E ricordo che quando hanno scelto, quando Milena Vukotic ha accettato, mio padre era euforico perché diceva Milena Vukotic ha recitato con Buñuel, che era un regista, un autore che mio padre amava moltissimo, e viene a lavorare con me, quindi c'era una grandissima eccitazione. Da qui anche lo racconto nel libro, e mio fratello era emozionatissimo e aveva anche un po' paura. Uno perché ti confronti non solo con un grande attore ma con tuo padre. Poi mio padre non la dava tanto per vinto, ma era un po' duretto anche se non poteva non sembrare. E a un certo punto aveva un frullino per cui doveva incidergli qua, ed era un frullino vero, quindi aveva anche paura di fargli male. E lì, se no, devi arrivare vicinissimo, vicinissimo, vicinissimo. Poi mio fratello non era un attore, quindi aveva ancora più paura. Infatti a un certo punto Neri Parenti mi ha raccontato che gli è andato lì vicino, Piero, tranquillo, non ti preoccupare, ci sono io, l'inquadratura è tale che sembri veramente sulla pelle, in realtà c'è un minimo di distanza, però insomma. E questa scena anche è una di queste iconiche, tant'è che mio fratello ancora oggi, ogni tanto c'è qualcuno che lo ferma, ma tu eri l'hooligan.